Su ogni grado della scala possiamo costruire un accordo. Non tutti questi accordi, però, armonicamente sono uguali. Ce ne sono alcuni che sanciscono il senso della tonalità di una composizione. Oltre all'accordo costruito sul primo grado, quello di tonica, ci sono due accordi con funzione di tonica, quello sul terzo grado e quello sul sesto grado. Sono chiamati così per la loro stabilità e per essere consonanti tra di loro. Questi accordi sono detti inattivi perché non sviluppano alcuna tensione e non hanno alcuna esigenza di muoversi verso un altro accordo. Tutti gli altri accordi sono accordi attivi, hanno una forte carica tensiva e sviluppano l'esigenza di risolvere sugli accordi di tonica.